Rinci, dalla professoressa Marina Luzzi. Buongiorno, grazie per questo invito. Io sono la professoressa Buonfrate Maria Grazia e porgo i saluti della dirigente Adelia 40 dell'Istituto Da Vinci di Martina Franca. Insieme alla collega Luzzi, che è la referente del progetto, abbiamo coinvolto i nostri alunni nell'incontro con Anna Frank attraverso due tecniche espressive diverse. Le pagine del suo diario e un graphic novel, Anna Frank Diario, di Folman Polonsky, che è stato pubblicato qualche anno fa con La Repubblica. L'alunna Francesca Terulli della prima C del liceo artistico leggerà uno stralcio della nostra intervista immaginaria ad Anna Frank e ci illustrerà uno dei pannelli che vedete alle mie spalle realizzati nelle ore del laboratorio artistico dai ragazzi. Il linguaggio visivo del fumetto ha contribuito a farci conoscere Anna come un'adolescente allegra e riverente che, come ogni sua coetanea di ieri, di oggi, di sempre, desidera soltanto scoprire un mondo che invece è costretta a sbirciare di nascosto. La lettura di alcune lettere del diario ci hanno fatto sentire Anna ancora più vicina a noi in questo periodo di limitazione della nostra libertà a causa del coronavirus, perché in fondo siamo tutti Anna Frank. Ascoltiamo adesso, attraverso la voce di Francesca, come avrebbe risposto Anna alla domanda: quali sono per te le cose più importanti nella vita? Non è facile rispondere a questa domanda. Stando chiusa nel tuo segreto, prima ronda, ho avuto molto tempo per pensare a cosa mi sarebbe rimasto se non avessi avuto più nulla. La vita, qualcosa di magnifico ed essenziale. Tutto ciò che essa dà. Può parlare più forte, un po' più forte. Non è facile rispondere a questa domanda. Stando chiusa nel rifugio segreto, in Olanda, ho avuto molto tempo per pensare a cosa mi sarebbe rimasto se non avessi avuto più nulla. La vita, in sé, è qualcosa di magnifico e di essenziale. Tutto ciò che essa dà dovrebbe farne capire la sua importanza a chi la perde, magari per futili motivi. Una vita felice la si può avere solo quando si è liberi. Più di tutto, mi è mancata la libertà. La libertà di espressione, di poter fare qualsiasi gesto della quotidianità, andare in bicicletta, fischiettare, osservare il mondo, sentirmi giovane. È strano non poter mai uscire, mai respirare l'aria pura dei campi, mai correre, gridare, saltare, divertirsi. Quando sono rimasta chiusa in quell'edificio, in quel periodo, ho capito quanto sia importante sapere di essere libera. Per fortuna non mi è mancata la mia famiglia. Vivevamo tutti nell'alloggio segreto, insieme con altre quattro persone che, come noi, si nascondevano per non essere scovate dai nazisti. Non riuscivo a dialogare e a sfogarmi completamente con loro, perciò ho scritto il mio diario. La carta è più paziente degli uomini. Nonostante ciò, sono stati per me delle figure fondamentali. Ognuno ha il suo particolare carattere e vivere in un ambiente chiuso per molto tempo con altre otto persone non è stata una cosa facile. Il rapporto con i miei genitori è stato a volte difficile a causa del mio carattere contraddittorio. L'ho spesso sottolineato nel mio diario. Nessuno lo ha mai accettato. Certo, neanche io ho sempre compreso quello degli altri. Ma sai, in fondo, bisogna accogliere tutti per quello che si è, nel bene e nel male. Nella vita è importante rispettare tutti in maniera uguale, con gli stessi diritti e gli stessi doveri. Tutti siamo persone, anche se con emozioni ed opinioni differenti. Per tutto questo dobbiamo evitare di ripetere in futuro le atrocità del passato. Il rispetto reciproco è molto importante, però se ti dovessi sentire solo e infelice o di cattivo umore, prova a guardare il cielo, perché finché potrai guardare il cielo senza timori, saprai di essere puro dentro e che tornerai ad essere felice. Anna Frank, 23 febbraio 1944. Vi chiedo un altro minuto per mostrarvi il pannello che ho alle mie spalle, che è formato da tre disegni che insieme formano una stessa immagine presa dal fumetto del diario di Anna Frank. Ho scelto questa immagine perché rappresenta proprio all'inizio, quando lei prende il diario, e senza appunto il suo diario noi non sapremo nulla della sua storia. Grazie per l'attenzione. Grazie.